abbiamo calato le prime due canne, non abbiamo parlato né vloggato mentre le calavamo, perché qua siamo al lago dello spirito del tempo, che ragazzi forse ve lo ricordate per l'ultimo video che abbiamo fatto a carp fishing l'anno scorso, e qua sono veramente 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 selvatici, pesci super selvatici, e di conseguenza anche il nostro campo base lo prepariamo non dove abbiamo le canne, ma una trentina di metri più avanti, così possiamo parlare almeno, ok? Sarà una puntata un po' più silenziosa del solito, non faremo il solito bordello perché altrimenti ci giochiamo la giornata, forse ce la giochiamo anche stando zitti, quindi... La recensione, ragazzi. Queste qua, oh, da fresche fan paura, le messaggiati. E beh, ciao, incredibili, incredibili. No, sono duri. Sono duri, vabbè. Cioè, potevi anche aspettarmi un attimo, No. Perché sono due, dovevo provarli. Sai qual è la cazzata che abbiamo fatto? Mettere al freddo. No, ma il problema delle robe deve essere lunga è che durano 6 ore. Sono buoni, ma durano 6 ore. Adesso caliamo la terza canna. La terza canna però la andremo a mettere non dove sono le altre due. Evitiamo di avere troppa roba in acqua. Anche perché lo spazio comunque è abbastanza, diciamo, ridotto, e la sposteremo più avanti facendo un esperimento. Qui siamo abbastanza sicuri di dove stiamo pescando, siamo abbastanza tranquilli che siamo in pesca. L'altra, diciamo la terza, oseremo un po' di più, quindi o la buttiamo via o parte qualcosa di interessante. Caliamo lì vicino alla pianta. Cosa dici? Lascialo cadere. Bravo. Così secondo me siamo perfetti. Cosa dici? Ok, anche questa canna è calata. Il problema sarà che se dovesse partire, a parte che non sappiamo se la centralina tira, ma la corsa sarà lunghissima e 99 su 100 rischiamo di perderla. Però qua abbiamo visto che qualche carpa girava, quindi una canna dobbiamo mettercela. Ottimo, ci siamo, raga. Il rosso. Quando vedete un bass e non mangia, soluzione semplicissima. Mi chiede che questi qua se li mangiano in una maniera assurda. Ovvio, non fai selezione, però... Ah sì, è già la sufficienza. Sì, sì. In gara non è mica sopra i 20 centimetri. Sì, sì, è già. Questo è un 30. Potenzialmente puoi già metterlo nel gavone quello. Allora, c'è stato un timido bip. Però faccio allarme, si è mosso qualcosa. Allora ragazzi, adesso arriva la parte più divertente della giornata, ovvero grigliare. I più temerari di voi si ricorderanno questa. Eh sì ragazzi, questa qui c'è della storia. Mi sembra che abbia le gambe molto stabili. Oh, troppo. Griglia, carbonella. Questa qui ragazzi, e si va. Non è una carbonella normale. Questa qua è comodissima perché si appoggia direttamente sulla griglia, si dà fuoco, come c'è scritto qua da qualche parte, dai fuoco al sacco e il gioco è fatto. Non ci hanno pagato, ma se ci volessero pagare, ragazzi, siamo sempre qua. Comunque questa qua, a parte gli scherzi, è comodissima perché si mette sulla griglia, si dà fuoco al sacco e a volte ci vuole un po' di legna, qualche legnetto ci serve. Se no, se comunque
le condizioni meteo sono buone, non dovrebbe servire niente, soltanto dar fuoco al sacco e poi il gioco è fatto. Sono pronti? Una soddisfazione, ragazzi, c'è sempre il pranzo. Allora rega, ricaliamo un attimo, abbiamo appena mangiato, però proviamo a ricalare e dare una bella pasturata, perché siamo abbastanza sicuri di essere in pesca, ma visto che non siamo così esperti, non si sa mai. Bravo. Ci dovremmo essere. Già bis? Già? Dai, vabbè, bis. A questo punto direi di fare il tris. No. Tris? Abbiamo provato a lanciare un po' più in là col dipper, ci siamo accorti che praticamente su una distanza di circa 15 metri c'è uno scalino. C'è uno scalino e poi c'è il fondone praticamente pulito. Lo stiamo guardando col dipper, ok? Quindi, quello che facciamo adesso, almeno con una canna, è provare ad allungarci e proviamo a pasturare a quella distanza lì, se riusciamo, col cucchiaione. Vediamo cosa salta fuori. Bravo! Incredibile, ragazzi, incredibile, incredibile. Sole tutta la settimana, stamattina, calma piatta, eh? Oh, c'era calma piatta, Ma le previsioni dicevano oggi calma piatta. Oggi, domani, dopodomani. Ma che lavoro. Niente, ragazzi, finisce così. Come al solito, siamo fortunatissimi. Finisce sempre così, in un modo o nell'altro. Sembrava strano che non ci fosse ancora un imprevisto. Comunque, ragazzi, abbiamo detto alla peggio campeggiamo, no? Alla peggio si campeggia. Ci rilassiamo, ci godiamo il fresco della montagna. Tra l'altro, fosse venuto un temporale, tu dici, vabbè, una burrasca passeggera. Invece no, non è nemmeno, cioè, è proprio peggiorato il tempo, sì. Si è alzato il vento, nuvole. E via. Se ci fosse una bella partenza, però ce la godiamo, Te la godi, però me la godevo di più con... Però, stai tranquillo che se parte, parte mentre sta venendo giù una grandine così, che ti ciocca in testa, svieni. Sì, sì. Secondo me ci siamo proprio. Sì, secondo me ci siamo proprio, sì. Tentativo numero 2, siamo ritornati. Qualche settimana fa praticamente è andata male, però il lago d'altronde è difficile e speriamo che oggi becchiamo le condizioni giuste. Eccola che arriva. Siamo maledetti, oh. Visto che abbiamo una terza canna, abbiamo pensato di metterla vicino a una pianta sommersa. Non sappiamo se è una buona idea, però ce la sentiamo. Questa volta boiles. Giù, siamo giù. Sì. Due mais, una bombetta con dentro il mais e un po' di pellet. Sì. Perché avrei voluto prendere le brioche, solo comprandole ieri, poi oggi erano due. No, va bene, tutto bene. Ovviamente il tempo si è incappellato anche oggi. Dovrebbe essere passeggero, però. Però bello, così scuro il lago è tosto, Sì. Inizio. Sì. Mi sarei aspettato qualsiasi cosa, ma non questa. Guarda la volta scorsa.
No, la volta scorsa tirava fortissimo il vento. Sì, però comunque... Allora, le cose che possiamo fare sono due. O ricaliamo le canne con i sacchetti, oppure decidiamo di lasciarle andare e... Cioè, ora possiamo ricalare e pasturare. Se no, possiamo decidere di ignorarle, che magari adesso sono in pesca, magari adesso iniziano a mangiare, e tirano giù la roba e mangiamo il riso. Siamo a metà pescata, più o meno. Eh sì. Abbiamo appena superato la metà della pescata. Io farei così. Ricaliamo. Con le bombette. Con le bombette. Ridiamo una pasturata, solo a queste due qua, non quella giù in fondo. Sì, sì, sì. E mangiamo noi. Va bene. Dal momento che è una delle prime volte che stiamo sperimentando da soli il car fishing, ci siamo imbattuti in un problema, ovvero abbiamo detto impostiamo la pescata con magari dei sacchetti in PVA con dentro del pellet. Il problema cos'è? Che avevamo soltanto i sacchetti piccoli, perché chiaramente, sapendolo strada facendo, sarebbero serviti i sacchetti più grossi, ma noi ci arrangiamo come al solito. Eccolo lì, guarda, si vede che come, sì, come sì, penzola, ragazzi, il risultato è questo. Surto, però funziona. Aspetta a dirlo. Per adesso non funziona un cazzo. No, però il cielo almeno sopra Berlino è blu. Quindi? Allora, siamo nella merda. Devo andare a prendere il guadino. Si è impigliato sotto terra. Si è impigliata. Ok. Ce l'hai ancora? Ha fatto un giro molto strano. Ha fatto un giro strano. Ok. Sei concentrato che ci siamo quasi? Sì, sì. È una bella specchia. Vieni qua. Fuca, sto morendo. Alza. Vieni qua. No, ce l'ho. Allora, raga, cos'è successo? Non so perché avevo il filo là che puntava verso degli alberi. Però la carpa, quando si è srotolato il filo, era a centro lago. Quindi cosa è successo? Probabilmente lei ha mangiato, si è infilata sotto dei rami. È partita. E quindi io avevo il filo di là, ma la carpa era laggiù in fondo. Sì, sì. Poi io tirando, per fortuna è andata molto bene che non ho strappato, non sì, sì. Si era impigliato, ma per modo di dire, ed è uscita. Sì, sì. E questa qui, ragazzi, era la canna esperimento, la canna che lasciavano distante come per dire, vabbè dai, sperimentiamola, lasciandola, si sa mai. È proprio un bel pesce, ragazzi. Ci conviene portare il materassino qua. Sì, sì. Figa. Che carpa incredibile è.
Che un bel pesce. Il comodo c'è questo. Mamma mia. Eh sì. Guarda che coda. Ragazzi, emozioni. Foto? Bravo Vincenzino. Ragazzi, ce la siamo sudata. Una gran carpa. È un gran pesce, ragazzi. Madonna, che bocca. Che bocca. Wow! Che schiena. Una schiena che era così. Ragazzi, emozioni. Ragazzi, anche questa avventura è giunta al termine. Ce la siamo sudata tantissimo. Sì. Però una cattura, ma... meritatissima. Ce la sentiamo meritata, ce la siamo sudata tantissimo, sì. E siamo contentissimi. Alla prossima puntata. Ignorant Fishing.